Ci presentiamo, manca la terza gamba, diciamo così, il terzo pilastro di questa rassegna, che è stata un'idea venuta a tre situazioni tra loro molto differenti. La casa editrice Becco Giallo, e qui c'è Claudio Calia, oltre a essere qui in sala anche gli altri membri della casa editrice Becco Giallo, l'associazione Ia Basta, e poi manca, tra virgolette, per l'influenza l'ha trattenuta a Bologna, Stefania Piccinelli del GVC. Siamo tre realtà, diciamo, tra loro diverse, una che si occupa di fumetti, Stefania Piccinelli col GVC segue il Terra di, prepara e organizza il Terra di Tutti Film Festival, un festival che da 12 anni porta i migliori docufilm del mondo nelle sale cinematografiche di Bologna, e l'associazione Ia Basta si occupa di cooperazione internazionale, di giustizia ambientale e sociale, non solo in giro per il mondo ma anche qui da noi nei nostri territori. L'idea ci è venuta partendo dal presupposto che in questo momento, per comprendere la realtà, per creare cultura, bisogna anche meticciarsi, bisogna anche, come si può dire, scommettere sull'ibridazione, sul fatto di creare momenti comuni tra forme di espressione artistiche, culturali e politiche che a volte viaggiano separati. Non è proprio il momento di stare divisi, in questo momento se si vuole comprendere il mondo e forse addirittura cambiarlo, bisogna mettersi in tanti e diversi e ragionare insieme e progettare insieme. Per questo abbiamo pensato a Oblò, questa sperimentazione, perché è la prima volta in Italia che viene fatta una rassegna che mette insieme i docufilm e i fumetti. E una battuta anche a Claudio, che ha scelto il nome, è lui l'ideatore. È tutta colpa mia. Beh, Oblò ci sembrava interessante come suggestione per avere un punto da cui guardare la realtà, parlando in questo caso per Becco Giallo, per cui ho fatto dei libri, e il nodo è quello: Becco Giallo è una casa editrice che nasce sul fumetto di realtà, e secondo noi il fumetto deve stare proprio in questi posti qui, dove si parla della realtà e si dimostra che si può parlare della realtà anche a fumetti, per cui è anche molto, molto meglio che il fumetto sia ospite in luoghi del genere, in cui si parla del reale, si parla dei nodi del reale, piuttosto che relegato nelle sue fiere di settore, per cui una cosa che Becco Giallo persegue sempre è questa di portare il fumetto tra la gente, e in questa occasione abbiamo anche pur non essendo Becco Giallo come edizione, ma abbiamo l'attenzione di un grande autore italiano di oggi, Zero Calcare, che ha prestato la sua matita al fumetto di realtà e al racconto da Kobane. Ricordiamo che la rassegna sarà ogni lunedì, avete trovato nel vostro posto anche, diciamo, l'intero programma. I temi che abbiamo scelto sono temi che per noi diciamo così rappresentavano un po' l'insieme dei grandi argomenti che oggi ci troviamo ad affrontare, per cui le guerre, l'immigrazione ai confini, le questioni collegate alle questioni di genere e la questione della crisi climatica e delle lotte ambientali per i beni comuni, per cui abbiamo scelto quattro argomenti molto vasti. Ogni serata, ogni lunedì avrà, oltre che la proiezione di docufilm, un fumettista che sarà con noi, perché ha scritto storie e ha elaborato percorsi sui temi che tratteremo, e ogni volta, diciamo, ci saranno anche degli ospiti. Io vi presento gli ospiti di questa sera, che sono Zero Calcare, fumettista appena tornato dal confine della Turchia, e il suo ultimo lavoro è stato proprio questo, dedicato al conflitto a Kobane e alla lotta e alla resistenza dei curdi in questo pezzo di mondo della Siria. Poi c'è Ivan Grosny, che è freelance e che ha avuto modo di entrare dentro Kobane mentre erano in corso i combattimenti nel mese di dicembre. Gianfranco Pettin, sociologo e soprattutto una persona che in questi anni, diciamo, ha sempre attraversato anche le riflessioni più ampie intorno ai temi della guerra e della pace, e Domenico Chirico di Un Ponte Per, che è praticamente sbarcato tipo un'ora e mezza fa all'aeroporto di Venezia, e arrivando dall'Iraq, o meglio ancora dalla Siria, nel pezzo di Siria che confina con l'Iraq, nel resto dei territori della Rojava. Per cui il tema di questa sera è il tema delle guerre, per aprire una riflessione sulla guerra, la complessità oggi di definire questa forma che si è anche profondamente modificata. Abbiamo pensato di farlo, prima di parlare con i nostri ospiti, di farlo entrando dentro Kobane. Il lavoro che vedremo adesso